partita. Tu, Paolo, che cosa facevi durante quel mondiale? Eri già ai cinema? No, intanto, scusate, brevissimamente, io ringrazio il Dio del cinema perché mi ha consentito di conoscere e di stringere la mano personalmente a tutti questi signori che hanno segnato la mia vita, ma la vita di tanti di noi, anzi di moltissimi. Io ero il 10 luglio, ho fatto l'esame di maturità e quindi ho visto la finale con grande leggerezza. Mi ricordo esattamente tutto, ma non sto qui a dediarvi dove stavo, cosa ho fatto, mi ha troboccato da un balcone al secondo, al terzo gol. E no, è stata veramente una emozione. Grazie a tutti per aver partecipato a questo film. È un film importante perché rappresenta non solo un momento storico, una vittoria sportiva, ma come è normale che sia, quello era un momento di riscatto del nostro paese e ha insegnato a tutta una generazione di giovani, dalla mia generazione in quel momento, ma anche a tanti altri, che con l'impegno, con l'umiltà, con la dedizione, con la voglia, con il fare gruppo ci si può fare, ci si poteva fare. Per me personalmente è stato un grande insegnamento, anche per milioni di persone, quindi non posso che ringraziare veramente di aver partecipato tutti voi. Andrà il film, e poi non dico più nulla, andrà bene in 107 sale, chi sa di cinema sa com'è difficile mettere un film documentario in tutte queste sale, quindi tutto il pubblico teatro potrà utilizzare, e poi avrà chiaramente gli sfruttamenti televisivi adeguati al suo tempo. E qui mi taccio e veramente grazie e complimenti a Manuela per aver messo insieme questa produzione, non facilissima perché naturalmente e questo anche. Ecco, allora Rai Cinema, ricordiamo anche RaiCom che ha partecipato, e volevo invece chiedere a Manuela Cacciamani, nel film c'è una frase della figlia di Berzot che dice: più che di eroi, nei momenti di difficoltà c'è bisogno di esempi. Quindi loro hanno questo doppio ruolo, sono stati degli eroi in campo, ma sono stati un esempio in quel momento per ciò che l'Italia stava vivendo e stava attraversando. È corretto? È corretto, e Cinzia Berzot, che ringrazio, è stata bravissima a raccontarcelo. Questo progetto ha questo compito. Noi siamo andati a studiare, è stato emozionantissimo andare a studiare quello che è successo 40 anni fa, per me che ero piccolina, ed è stato bellissimo farlo, siamo una squadra grande perché siamo tanti a lavorarci. E oggi quello che possiamo continuare a fare è a trasferire questo esempio anche alle attuali generazioni. Ed è, sono molto fiera di aver lavorato con tutti questi ragazzi. Ringrazio anche soprattutto Antonio Gabrini, perché è stato in questi mesi, in questo tempo, un alleato prezioso, ma in realtà ringrazio tutti perché hanno accettato, come potete vedere, e questa cosa mi rende molto felice. Grazie. Ecco, ho citato Antonio. Buongiorno a tutti, veramente mi fa molto piacere essere qua a celebrare un documentario, film, secondo me, che farà veramente venire la pelle d'oca un po' a tutti, perché ovviamente è un documentario importante, soprattutto un documentario che parla della vita di un paese, soprattutto del grande sentimento che c'è stato in un gruppo di ragazzi, quel grande sentimento coeso, è riuscito a portarci a vincere una Coppa del Mondo, che era veramente impensabile 40 giorni prima. E questa è veramente la cosa più bella che mi rimane dentro, perché l'amicizia, sentimento che ho per tutti i miei colleghi, i miei soprattutto amici, perché veramente siamo diventati un gruppo di amici più che di un gruppo di colleghi, è stato fondamentale per arrivare a quella vittoria e far, credo, far soprattutto sentire al popolo italiano che l'Italia è veramente un grande paese. E cosa aggiungere? Vorrei soltanto ricordare che questa vittoria momento anche di purtroppo di persone che oggi non sono più con noi, e io ovviamente dedico questo mio ricordo al grande mister Enzo Berzot, Cesare Baldini, il suo secondo, e a due grandi amici, Gaetano Scirea e Paolo Rossi. Vorrei oltretutto ringraziare
Paolo, Rai Cinema, Rai Com, che ci hanno dato questa possibilità, Manuela, trovavamo Lisa, che abbiamo lavorato tantissimo per portare avanti anche nel periodo di Covid questa situazione. E soprattutto io ho visto, si dice promo in primi minuti, in un promo, demo, e il primo impatto sentendo la voce di Marco, ho detto no, questa è una cosa fatta. No, Marco è un narratore, cioè ti fa entrare in quello che racconti in maniera meravigliosa. Veramente io lo ringrazio perché è stato veramente un grande protagonista. Grazie a voi. Allora, visto che mi ha chiamato, io giocavo in difensore, terzino, e come no? Sì, io giocavo nelle riserve delle riserve. Ho chiesto a Paolo del Balco, tu avevi 17 anni, 18, quanti ne avevi? E tu dovevi, se si può dire. Sarà sicuro, non se lo dice. No, quel sera dicevo prima, eravamo 40-50 persone, tutti i ragazzi, insomma, ragazzi e ragazze, dentro una specie di autorimessa vuota, con la televisione, spaghetti e tavole, sai, quelle cose che si fanno da ragazzi, così, che organizzava anche dai genitori, che se ne sono andati, perché non pensavamo, però, che adesso mangiamo spaghetti, voglio una casa sua, e mille siamo arrivati a Piazza Venezia, poi da 500, non tutti i 50, dicevo, dentro la 500, però, eravamo 600, eravamo. E fuori dalla cosa, insomma, ricordo che non c'è più altro livello calcistico a parte quello che sappiamo, io e una cosa così è stata fatta, c'era un che era la porta della fatica dove non sono uscito preso da casa, però ecco, però l'Italia, cioè lì è stata una porta, so che cresciuto meglio, non sembra. Ma dopo la sera sono riuscito. È stato educativo, ma davvero. Paolo, vabbè, adesso sembra di Paolo Rossi, che denigravano un po', non ricordo, ma denigravano a livello, magari, ma chiamate Coso, chiamate che. Sei una donna veramente più forte di tutti i tempi che abbiamo avuto. Mamma mia, che bellezza, le quelle facce, insomma. Avete lui col suo piccolo tic, lo posso dire, col suo tic che fa tipo così, e io mi ricordo penso al campo che ti cambiano una macchina, e te mi sei tic, poi c'è la macchina. Insomma, adesso per tutti i più grandi, posso dire che ho 32 anni, e allora, però, insomma, quelli che ci hanno piani, che si ricordano, che vivono, che avevano, insomma, erano adolescenti anche prima, penso che sia stata. Era diversa l'aria, erano diversi i colori. E invece se c'è stato era uguale, guarda che sembra. Cioè se c'è lì, è vero o no? Non c'è ricordo. E ha fermato il tempo, capito, in qualche maniera. Parte lui, cioè, Causio, vabbè, qualche capello da meno, ma uguale. Caprini uguale, lo va tutti uguali. Se mangi così era così rimasto. Sono rimasti fermi lì all'82. Sì, ma forse perché hanno fatto un po' di movimento. Io però. Allora, ha citato Paolo Rossi. Paolo è stata la grande scommessa del commissario tecnico per Azzotto, cioè puntare su di lui. Ho usato la parola scommessa non a caso, perché Paolo veniva dal calcio scommessa e poi è stato assolutamente escluso da ogni questione, e però Azzotto ha insistito su di lui fino ad arrivare alla famosa partita con il Brasile. Com'era il rapporto tra Paolo e il Vecio, come lo chiamavano? Sì, intanto vorrei ringraziare tutti per essere qui oggi, per questo grande lavoro che avete fatto, perché io prima sono arrivata prima, mi sono nascosta tra di loro e ho visto già questo prodotto che trovo straordinario. Non spoiler niente, quindi, insomma, per chi lo dovrà vedere dopo, ma
Devo dire che ero lì dietro e mi sono emozionata, mi sono messa anche a piangere, perché ci sono appunto queste, cioè questo pathos e questo senso veramente dell'eroe che va verso la vittoria. Quindi è una cosa straordinaria, un lavoro che secondo me sarà importante anche per le nuove generazioni, no? Per capire anche tutto quello che è successo e l'importanza di questa vittoria e di questi grandi, straordinari ragazzi, che io chiamo ancora ragazzi, che hanno conquistato quel mondiale. Una squadra vera, persone autentiche che Paolo mi descriveva, ma ha scritto sempre tanto, ma che io ho conosciuto e posso confermare che sono tutte delle oltre che grandi campioni, delle bellissime persone. Detto questo, il rapporto di Paolo con Berzot è stato un rapporto un po' come hanno avuto tutti, tra padre e figlio, no? In quel caso forse un po' più particolare, un po' più intimo, perché Paolo aveva più bisogno degli altri probabilmente in quel momento. Berzot l'ha chiamato da subito, ha subito creduto in lui, e anche quando c'era la squalifica lo chiamava e gli diceva: ragazzo, preparati, allenati, perché ti porto in Spagna. Paolo mi diceva sempre: io non ero convinto che lui avesse poi alla fine fatto questa cosa, però mi sono impegnato tanto e poi mi ha portato. L'ultimo incontro che mi ricordo tra loro due, eravamo a Alonso di Cadore e Berzot, siamo andati a trovarlo nel 2010, poco prima che morisse Berzot, e si sono incontrati, si sono abbracciati. Berzot gli ha comunicato che appunto stava male, che aveva questo tumore raro al seno, e io l'ho visti piangere tutti e due, si sono abbracciati e poi lui ha detto: ragazzo, forza come sempre, io ho sempre creduto in te e adesso devi essere forte. Quindi, e poi si è messo a parlare di tutti loro e ha ricordato ognuno di loro chiamandoli per nome. E è stata una cosa veramente bella e ha detto: mi avete regalato tanta felicità. Quindi questo è il ricordo che io ho di loro due insieme, ma di Berzot anche rispetto a tutti i campioni del mondo dell'82. Ed è stata questa capacità di Berzot di tenerli tutti uniti ancora oggi, no? Voi avete una vostra chat su WhatsApp dove vi messaggiate, vi parlate. Bruno, a proposito di Berzot, c'è un momento in cui la figlia Cinzia, la figlia di Berzot, si commuove quando ricorda che tu hai salutato Berzot dicendo: ciao papà. Buongiorno a tutti. Per noi è stato un padre, ma per tutti. Io, è un'emozione per me incredibile oggi essere qui, perché a distanza di 40 anni ricordare questo mondiale, e fa piacere, ma soprattutto perché è stato un mondiale con grandi nazionali, grandi giocatori, e noi siamo qui a parlare di questo. Con Berzot a noi ci chiamavano le due scimmiette, perché noi lì in hotel, le noccioline, le cose, con Berzot si è emozionata, ma perché non lo faceva solo con Bruno, ma lo faceva anche con tutti gli altri. Per cui io voglio anche riallacciarmi a quel discorso che tutto ne abbiamo parlato, anche Federica ha detto delle cose, ma per quello che sta facendo Federica, Paolo è sempre con noi, perché difficilmente dimentichiamo come lo è per Gaetano, come per il mister, e Federica sta portando avanti dei progetti importanti per Paolo, che adesso è 5 luglio, quella che sarà al Coli, per cui stanno sempre con noi tutti, al di là di questa chat che non abbiamo, ma stiamo qui vivendo un'emozione, io ancora non vedo nulla, ma vi posso garantire, conoscendo quest'uomo qui vicino, il racconto per come potrà raccontare questo mondiale, che sarà veramente una cosa grande e emozionante. Grazie a tutti. Ecco, voi all'inizio, in tutta la prima fase, da te che poi siete arrivati al silenzio stampa, siete stati chiamati, l'armata Branca Zot, vi hanno detto di tutto, andando oltre il limite del giudizio tecnico. Perché c'era tanto livore? Sembrava che il bersaglio fosse Berzot, eravate anche voi. Come ve lo spiegate a distanza di tempo? Io ne dico una, poi lascio la parola agli altri, ma questo è successo prima di partire per il mondiale. Certo. Perché prima e di anche partire, nelle prime tre partite. Io posso anche essere di parte, nel senso che, se non ci dimentichiamo, quell'anno Roberto Cruzzo, che è stato il capocannoniere, ha cominciato le polemiche con Paolo, che veniva da calcio scommesse e via dicendo. E credetemi, quando noi ci siamo ritrovati ad Alassio, vedevamo Paolo che era un po' triste, la preoccupazione, la scelta di Berzot, i giornalisti che veramente ci hanno ammazzato Berzot, Paolo.
per cui noi siamo partiti per questo mondiale, già iniziato prima di partire. Chiaramente dopo i primi tre pareggi che abbiamo ottenuto hanno continuato a fare di tutto e di più nei confronti di Fernando e di Paolo, e chiaramente siamo arrivati a fare quello che abbiamo fatto, perché un giorno, quando c'era la conferenza del mister, abbiamo sentito urlare il mister fortissimo contro i giornalisti e tutto, e questo che è un gruppo veramente unito, ci siamo riuniti insieme, abbiamo deciso di fare il silenzio stampa, per cui è stata una voglia mediatica incredibile, che poi abbiamo dimostrato, come ha detto Marco prima, quello che è Paolo, ma non soltanto come calciatore ma come uomo, perché Paolino per noi c'ha questo sorriso stampato che ormai ce lo dimenticheremo, per cui questo si è verificato. E avete deciso di far parlare quello che parlava meno di lui. Parla meno di tutti, di Rozoff, è toccato a lui. Il capitano. E il capitano. Allora, dico, limiti tecnici, a me non mi pareva. Cioè, voglio dire, se era sta cosa perché il Brasile sembra... Io sui limiti tecnici con tanti giocatori, sai, no, no, ma no, che l'hai detto tu, me lo ricordo, ragazzo, non lo ricordo benissimo. Non fa questi limiti tecnici. A me ce ne abbiamo visto io. A me ce ne abbiamo visto io. Cioè, mi sembrano i più forti del mondo da quell'anno e forse anche dagli anni che sono passati. No, ma cioè, questo... Cioè, non si sono resi conti che c'era il gruppo di Juventus che aveva vinto tutto, Antonioni, Graziani, Collovati, c'era di tutto di più, ma non si parlava di quello, si parlava solo per creare problemi e giudicare prima del tempo, quello che ci ha dato fastidio. Mario Castagna, il regista che ha realizzato questo, tu eri invece un bambino praticamente, sì. E quindi come l'hai costruito, come l'hai vissuto? Allora da bambino, se hai qualche ricordo, oppure se è una ricostruzione che hai fatto successivamente? Ma guarda, dove faccio? Accenda. Sì, ok. Sì, avevo 8 anni ed è un ricordo molto preciso, molto netto. Pur essendo così piccolo, quello è stato un momento, come fosse una specie di spartiacque anche del mondo, no? Nel senso, quel momento lì, quell'estate luminosa, ha segnato per me un cambiamento decisivo, come diceva giustamente Marco, forse siamo cresciuti anche meglio dopo quella vittoria. Io ricordo in particolar modo una cosa su tutte, cioè che ho capito in quel momento che la gioia può essere esplosiva, che la gioia può essere qualcosa che coinvolge tutti quanti. Parlavamo prima, quando eravamo fuori e discutevamo un po' del film, del come anche il vivere in strada fosse un qualcosa di diverso grazie a questo mondiale. Prima si scendeva in strada per lottare, per combattere, per combattersi anche tra vari gruppi. In quel mondiale è cambiato qualcosa, la gente scende in strada per abbracciarsi e non più per tirarsi le pietre o roba del genere. Questo volevamo anche raccontare con il documentario, con il film, e cioè la possibilità che un intero paese si stringe intorno a degli eroi, a degli esempi, e il paese stesso migliora. Giancarlo, tu il passaggio a Tardelli contro l'Argentina, il gol contro il Brasile che forse era regolare, poi l'infortunio, ma ci pensi a quel gol che non ti è andato? Te lo sogni ancora? No, me lo sogno in modo, diciamo, negativo, perché poi quel gol mi ha praticamente pregiudicato la finale, perché volevo lasciare anch'io qualcosa di concreto, almeno un gol volevo farlo. Al momento in cui mi hanno annullato, la partita successiva volevo farlo con la Polonia, e invece sbagliando in quel caso ho calciato, ho trovato il piede invece del pallone praticamente, e quindi mi sono pregiudicato la finale. È un po' di rimpianto c'è da parte mia, però poi i miei compagni mi hanno, diciamo, fatto questo grandissimo regalo di vincere il mondiale, quindi diciamo queste cose sono passate in secondo luogo. L'unica cosa che posso dire è che forse Cabrini non sbagliava il rigore, perché il rigorista ero io. Forse lo sbagliavo anch'io, però Antonio non lo sbagliava in quel caso. Senti, Antonio, a proposito, Antonio, ma è vero che poi negli spogliatoi dopo, per il primo e il secondo tempo, Berzotto sta preso per il collo, ti ha battuto contro il muro, sì, e ha detto adesso tu torni a giocare come giocavi, è così? Sì, mi ha detto con questo rigore sbagliato noi diciamo questo mondiale, mi ha detto, quindi che... Però io do sempre la colpa, perché quando mi dicono poi il rigore sbagliato, no, io non c'entro niente, quel rigore sbagliato è stata la colpa di Paolo.
Perché Paolo era il terzo rigorista, in quel caso Antonio Macelli era il primo, Paolo il secondo, mentre prendo la ricorda della rigore mi passa dietro e mi dice: te la senti? Quando gli dicono quelle frasi lì che tu... Infatti Paolo lo sapeva benissimo, e infatti sapeva Dio sempre che questa tua. Tutti i vaffanculo, tutta l'Italia, la senti a tutti. Senti, Giancarlo, ma quando è che avete, veramente avete capito quello che eravate riusciti a fare? Quando ve ne siete resi conto? Ma sicuramente dopo la partita con il Brasile abbiamo praticamente recepito che c'è la possibilità di poter vincere il mondiale. Ecco, quella partita ci ha cambiato un po' anche moralmente. Prima eravamo un po' depressi perché tutti ci dicevano e accusavano di non fare quello che dovevamo fare, e quelle due partite, perché io metto anche l'Argentina, ci hanno permesso di ragionare in modo diverso. Cioè, qualsiasi squadra veniva subito dopo queste due, era, lo dico facile, perché di facile non c'è niente, l'abbiamo visto oggi in questi anni. Quindi quella vittoria ci ha dato la possibilità di migliorare, di pensare in modo positivo, cioè al 100%. Fulvio, senti, a proposito del Brasile, ci fu quella parata di Zoff che ogni volta la vediamo e pensiamo adesso il pallone entra, e invece no. Sì, quella è la parata del secolo, l'hanno definita, no? La parata di Zoff sul colpo di testa di Oscar. Se mi permette posso dire una cosa, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti da parte di tutti, per cui però è arrivato anche il momento delle scuse. Mi scuso se, dato che siamo tutti, come vedete, vestiti con la giacca, vestiti bene, così, ci sono due persone, uno Polo, uno è Franco Calcio, uno è Bruno Conti. Mi scuso perché sono due cottoni, perché non si sono messi la camicia, per cui di solito dell'82 siamo sempre rappresentati in un certo modo, per cui vogliono continuare a fare gli eterni ragazzini, ma non si rendono conto che l'età è passata. Comunque... Allora, prima di tutto, chi ha organizzato questo evento mi hanno detto, c'è Colovati, Cardinali, ma dove stanno? Cioè, se vedete, guarda come sta con la scocca, Colovati proprio non si può vedere. Come quando è arrivato, ha detto, ma che fai, a un matrimonio, una presentazione, noi siamo sportivi. Ma tu ti devi presentare, tu hai il tipo mondiale, però questo tu, è più devi presentare in un certo modo. Il nostro spirito di questo. Con la mola da Silvio. Ciao. Questo comunque, arriviamo stasera perché saremo vestiti in altro modo. Ma no, ma io lo dico per voi, per cui chiedo scusa di questo, però fatti questo piccolo, mi chiedevi del Brasile. Io ho un'altra idea invece, che penso che la partita, secondo me, decisiva, la partita più importante per noi è stata quella contro l'Argentina, e che la partita con l'Argentina ci ha dato la forza per incontrare il Brasile, perché se tu perdevi contro l'Argentina, è inutile il silenzio stampa, tutto quello che avevamo fatto, te ne tornavi a casa perché eri praticamente già eliminato. Invece, battendo l'Argentina, torno a dire, l'Argentina è Maradona, che non era l'Argentina, con tutto il rispetto, anche l'Argentina di Messi è l'Argentina di Messi, ma Maradona era un'altra cosa. Detto questo, l'Argentina, la partita contro l'Argentina, con un gol di Antonio, e l'altro gol non mi ricordo chi l'aveva fatto. L'ho fatto apposta perché mi ha chiamato. No, allora, per cui questa partita qua è stata una partita che ci ha dato la svolta, ci ha dato credibilità, ci ha dato la forza per... Davvero. Come? Eravamo preoccupati per il mondo, per come era andato. Ma no, ma nello spogliatoio certo che c'è preoccupazione. Gazzotti, ricordi cosa ti si disse? Adesso andiamo a battere il Brasile. Perché? Perché avevi battuto l'Argentina, altrimenti... Certo, senti... Non mi fa raccontare altre cose? No, no. Di qua, perché sennò sento in certi particolari quando non la finiamo più, C'è la cosa di Maglia. Allora raccontiamo qualche cosa di Colovati.
Franco, ti viene in mente qualcosa di, su, di Fulvio? Su Fulvio? Sì, non posso parlare. A parte, guarda, uno non può parlare. Colorati, noi lo chiamiamo Buffese. Perché? Nel suo modo di essere, risponfo, non si comporta, tutto, tutto legato, no? Tutto legato, allora lo chiamiamo Fefe. Senti, Franco, tu hai avuto il privilegio di giocare la famosa partita con Beazzot, con Zoff e con Pertini. E lì non si capisce bene chi ha fatto l'errore, perché a un certo punto c'è Pertini. Lasciamo l'hai fatto tu, perché dicono che l'hai fatto tu, perché Pertini dice no Beazzot. Non parlare dell'errore di Caprini su di loro. Lì no, lì abbiamo vinto tutti. Lì avete vinto. Certo. Ha vinto tutti su quell'aereo, ha vinto quella magnifica scultura che praticamente era davanti, c'era la Coppa del Mondo. Quindi stare lì a dire che hanno vinto con Causio o Zoff, oppure Zoff o Pertini, la coppia ero io e Mista. Quindi secondo voi chi poteva vincere? Però a prescindere da quello io credo che quel giorno lì abbiamo vinto tutti. Quindi. Deve stare lì, partire a scopo, il rigore sbagliato. L'errore è suo. No, purtroppo non posso dirlo chi l'ha fatto. Presidente! No? Bravo, va bene. Il presidente si è arrabbiato perché il capitano non ha fatto una mossa sbagliata. Ma che cazzo! Però ti ripeto, così, una cosa del genere. Era uno che ci teneva molto. Beppe Dossena. Ecco, Pertini, la presenza del Presidente della Repubblica che arriva a Madrid, viene da voi, vi incontra, sta lì in tribuna, esulta, è stato, nel film si dice, è stato un tredicesimo, aggiungendo in campo anche Beazzot, ovviamente, un tredicesimo giocatore. Prima di lui sono passate altre autorità, cioè. Che sono solo passate, insomma, non hanno avuto tutta la nostra attenzione, anzi, perché poi le persone si riconoscono in qualcuno e allora non era l'autorità, in questo caso il Presidente della Repubblica che era venuto a trovarci, ma era la persona che aveva la nostra riconoscenza. Quindi... Anche perché diciamo in altri ambiti istituzionali, diciamo calcistici, forse tanta riconoscenza? No, c'è qualcuno di noi che non è qui a casa fuori più importante, quindi si parla di qualche... parliamo dei vertici della federazione, sì, no? Questa squadra si parla di tante cose, di amicizia, di solidarietà, tanto questa era una squadra di grandissimo talento, però erano solo persone che si sono prese in mano la propria vita rischiando, andando incontro anche a brutte figure, ma avevano questa faccia, quindi chi entrava dallo spogliatoio per dire qualcosa riceveva quello che aveva seminato, quindi senza mezzi termini, senza parole. Quindi questa è stata, credo, è il patrimonio più grande di questa squadra. Selvaggi, tu hai vissuto, ecco, è una vittoria di tutti, e tutti. L'hanno fatta migliaia di volte, cosa si prova a non giocare manco un minuto? Allora ti faccio la domanda, cosa si prova a vincere il mondiale senza giocare manco un minuto? Io vorrei dire una cosa, ero a Milano 10 giorni prima del mondiale e mi incontrò Beazzot e noi ci conoscevamo e lui mi disse ragazzo vuoi venire ai mondiali? Io disse magari mister. Questa naturalmente è una bugia, no? Perché sembra che Beazzot mi abbia trovato per strada e per il mondiale. Non è vero perché lui mi ha fatto esordire un anno e mezzo prima dei mondiali, ho fatto quasi tutte le convocazioni, mi ha fatto giocare un paio di partite di qualificazione, quindi oggi si vede se non superi le qualificazioni non vai al mondiale. E la domanda cosa si prova la fanno solo a me, la dovrebbero fare a Valesi che è grandissimo, no assolutamente sto scherzando, ma aspetta che c'è Bruno che ti deve dire una cosa e io ero il più forte di tutti comunque. No, voi mi dovete io gli do
sempre questa risposta. Quando avete vinto il mondiale, tu non hai mai giocato, ho detto, ah, ti ho ringraziato me. Cioè, voi pensate, no? Già da italiano pensa la contentezza, far parte di quel gruppo. Ancora di più. Ancora di più. Ma perché vi dica che non è importante? Ecco, allora, la domanda che voglio fare io, perché lui si è presentato nel ritiro di Alassio senza scarpe da calcio. Allora, e dove pensavi di andare? E dove, scusa, dove pensavi di andare? No. Fake news. Allora, io praticamente me l'ha dato il Claudio Franco, che era un grande calciatore, era tecnicamente un po' fortissimo, un po' leggermente. Insomma, la storia, quando i giornalisti si mettono, insomma, la storia delle scarpe è che io praticamente c'era Bettega che mi disse, mi chiamò un po', se non Bettega era infortunato, si sapeva che non poteva venire, mi chiamò e mi disse preparati, io avevo giocato l'ultima partita con la Fiorentina, che purtroppo non facemmo vincere lo scudetto alla Fiorentina, e praticamente Franco ero a casa, no? Cagliari, era Cagliari, no? Mi chiamarono, una telefonata come quale telefonata? Mi chiamò Beazzotti con me e dice, guarda, ma io già lo sapevo perché mi aveva chiamato una settimana prima, diceva, no, stiamo aspettando bene. Sì, ma le scarpe! Le scarpe, come le scarpe? Stavano a Cagliari, io parlo di Cagliari, che sono di Matera. Non avevo le scarpe perché mi chiamò e doveva andare a casa, no? Disse vieni subito qua, il giorno dopo. E quindi questa cosa delle scarpe, dice qualcuno si è inventato, lasciare a casa le scarpe, tanto non giocherai mai. E quindi a me solo mi dice cosa si prova. Tanti altri. No, volevo soltanto aggiungere una cosa, questo, Franco, spesso e volentieri Franco, quello che dici tu, me lo chiedono anche, mi dice, questa è la formazione, però questo non ha giocato, e soprattutto Selvaggio non ha, era lì. Per caso. Io l'ho detto, per caso, un po' per strada. Come ti chiami? Franco, puoi venire a me? No, invece Franco ha rappresentato, e io mi arrabbio quando mi dicono questa cosa, perché dico, voi non vi rendete conto cosa ha significato per noi, per il gruppo, avere in squadra uno come Franco Selvaggi. Noi abbiamo vinto il mondiale grazie anche a Franco Selvaggi, che è stato determinante fuori da ringrazio, mi sarebbe più piaciuto però il problema è che non era facile fuori dal campo. Va bene, qui si potrebbe andare avanti a lungo, ovviamente se ci sono delle domande eccoci qua. No, passo grazie. Francesco Gallo dell'Anfa. No, c'avevo solo una curiosità per il regista. Immagino il materiale era enorme. Che tipo di criterio hai utilizzato per... E che cioè, cosa hai tolto e ti è dispiaciuto di aver tolto, se c'era? Sì, guarda, tolto davvero logicamente tantissimo. Tolto tanto di quello che c'era intorno, quello che c'era in Italia in quel periodo. Mi sarebbe piaciuto raccontare ancora di più cos'era l'Italia degli anni Ottanta. Ci abbiamo provato, ma logicamente di raccontare anche un'epopea calcistica, di raccontare un trionfo. Quindi parte di quel materiale molto bello di un'Italia che non c'è più, che è un'Italia non soltanto di quella che tu vedevi in strada, con colori diversi, rumori diversi, ma anche una televisione che era molto diversa. Quello forse l'avrei raccontato di più, se avessi avuto più tempo, se avessi avuto una serie per poterlo raccontare. Però devo dire che tutto ciò che c'è in questo film è, per me è molto prezioso, per noi è molto prezioso, perché davvero è stata una scelta molto centellinata. E devo dire che si vedranno in questo documentario, in questo film, anche delle immagini che non sono mai viste prima. Abbiamo trovato dei propri tesori, diciamo, di immagini, di suoni, e che sono in questo film. Il criterio era cercare di raccontare attraverso 11 tappe un percorso, perché se ci fate caso, questo come nessun'altra vittoria, forse questo che la rende speciale rispetto alle altre, davvero segue quello che in tanti film, in tante storie, in tanti libri ritroviamo, il viaggio dell'eroe. Qual è il viaggio dell'eroe? Il viaggio di coloro
o di colui che non è predestinato alla vittoria, che non sembra predestinato. Pensate a Harry Potter, pensate a Frodo Baggins, del Signore degli Anelli, o Luke Skywalker di Star Wars. Gente che non nasce per essere quello che, deve, che poi sarà, ma che invece le circostanze, la forza, il mentore, li porta a diventare degli eroi. E io voglio dire un'ultima cosa, quello che mi ha fatto davvero impressione in questi due anni di lavoro su questo film è capire la differenza che c'è tra la parola squadra e la parola gruppo. Questo è prima che una squadra, un grande gruppo. Prima seria il nome dello spettacolo. Vorrei chiedere a Giuseppe Tossena, che ricordo alla trasmissione Gol di Notte, che ha vissuto le lodi dell'umanità, se sono andato di Agiarti, Bruno Conti e di Ciccio Graziani, se nel patrimonio a favore di questi eroi rientra anche l'umanità e l'autoironia. Configgono l'ansia che a volte i giornalisti mettono addosso agli atleti prima delle gare cruciali. Questa è una generazione. È una generazione totalmente diversa da quella attuale, quindi io continuo a dire sono ragazzi che si sono presi la vita in mano, non l'hanno demandata, non l'hanno data in mano a procuratori, ad agenti, ad amici, a quant'altro, quindi sono tutte persone che hanno fatto scelte personali con la testa, sbagliando anche, quindi quello ti aiuta anche a superare ansia, perché è una tua scelta, è una tua decisione. Se poi stai in mezzo ad altri che condividono le tue stesse cose, diventa più facile. Il silenzio stampa, condividerlo, accettarlo, continuarlo a fare, sostenere anche chi era in difficoltà. Questa è stata una generazione di quel tipo che oggi è improponibile, penso. Magari ce ne fossero, però sono figli di questo tempo, ma io personalmente non ho nessuna gelosia, nessuna invidia, anzi, sono felice che oggi guadagnino molto di più di quanto abbiamo fatto noi. Però sono due modi diversi, di vedere la professione. Quindi, poi non so se chi c'è in questo momento che fuma più di Bruno Conti, boh, può darsi. Però ecco, vedo che è cambiato dalle sigarette. Quelle adesso è quelle elettroniche, quindi. Buongiorno, complimenti ancora per le emozioni che sapete trasmetterci. Una domanda a Bruno Conti, quello tra l'altro fu il mondiale di Marazzico, della nascita di Marazzico, a proposito di talento. Ecco, più bello, più difficile, quel destro al Perù, all'incrocio dei pali, o quel pallonettino su Paolo Rossi nella semifinale con la Polonia, davvero straordinario. Ma per me è chiaro che io sono un giocatore più per assist che far gol, ne ho fatti pochi, ma anche belli. E chiaramente quello mio è stato il primo di quel mondiale, di questa nazionale, sul passaggio di Giancarlo. Io feci la finta di tacco su Velasquez e poi di destro ho chiuso gli occhi e ho tirato, perché mi sono preferito al sinistro, il destro da alto l'incrocio dei pali, per cui è assolutamente stato. Ma Marazzico nasce da miei amici di Nettuno, che sono partiti a vedere questo striscione di buona per il mondo, sei Bruno Conti, per Nettuno sei Marazzico, per cui hanno un po' esagerato tra Maradona e Zico, però. Per cui è stato il primo gol che... prima sentivo subito che parlava. Io però, parte parliamo di noi a volte, si parla... Io vorrei parlare della partita contro la Germania, se noi ci ricordiamo, io non vorrei sbagliarmi se era solo 1-0 Fulvio. Fulvio fece su una parata di Dino Zoff un recupero prendendo la palla, che è stato, cioè, piccole cose di tutti, ma che poi fanno diventare un grande gruppo, una grande squadra. Però io non lo sopporto, non posso vedere quella questa era di. Di Roma, volevo chiedere a Bruno Conti, vista anche l'amicizia che ti legava a Diego Armando Maradona, come avete affrontato, proprio perché Gentile ne ha parlato molto della sua marcatura, diciamo vecchio stile, su Maradona, però come ci si avvicina ad affrontare il più grande giocatore di tutti i tempi, come si lavora per marcarlo, per limitarlo, perché a volte limitare il talento in campo è molto difficile. Ma questa è una domanda a parte il mister, poi preparava le partite nel modo giusto, bisogna farla più a Gentile, che ancora c'è un pezzo di maglia di Maradona che ha strappato tutto, ancora c'era a casa, la va cercando. È chiaro che sono calciatori importanti, ma io parlo anche dello stesso
Bergomi a 18 anni entrare in un mondiale, mancare lunedì, via dicendo, per cui sono partite che si preparano, e Claudio non l'ha fatto solo con Maradona, l'ha fatto con Zico, grandi campioni, e chiaramente Claudio ci ha dato una grande mano per fermare i punti di riferimento più importanti di queste squadre. Ma io quello che voglio dire è Maradona e Zico, Marcello veramente, e Passarella, Ardiles, Gallego, il Brasile c'era Socrates, Junior, Falcao, c'erano, cioè noi alla fine siamo stati veramente contenti che è stato dato tutto quello che poi questi calciatori dal gruppo Juventus e recente che hanno vinto, abbiamo battuto quasi tutto il mondo, e fare tre gol a tutti quando si parlava di quest'Italia catena ciara, abbiamo dimostrato a tutto il mondo che ci siamo divertiti anche noi. Buongiorno, abbiamo parlato adesso di confronti tra i calciatori di allora e quelli di oggi, il documentario si conclude ovviamente con Italia e Germania, e io non posso fare a meno di chiedere a voi, il giorno dopo Germania e Italia, finito un po' come ha finito, un commento sulla nazionale di oggi, la partita di ieri, ma non solo, la mancata qualificazione al mondiale. Io rispondo per me, oggi siamo per presentare una cosa bellissima che abbiamo portato avanti con il mercato italiano. No, non l'abbiamo visto. Mi piace. Si può parlare della nazionale, praticamente difendiamo la nazionale perché è un patrimonio un po' di tutti, è una squadra sperimentale, quindi accettiamo anche qualche sconfitta che sicuramente in futuro può servire, quindi in questo momento la difendiamo, non è che si può assolutamente denigrare al 100%, è una squadra sperimentale, quindi aspettiamo l'esito tra qualche anno, prossimo anno, due anni, soprattutto quando ci saranno le qualificazioni. Non mondiali, perché visto che abbiamo qualche difficoltà, ma almeno per le europee le aspettiamo. Questa nazionale ha vinto l'europeo un anno fa, quindi bisogna anche ricordarsi le cose positive, non solo quelle negative. Il problema dell'Italia è proprio questo, di ricordarsi sempre e di solo le cose negative. Io voglio dire, ho quattro nipoti e mi hanno detto, ma che colpa abbiamo noi se non a vedere un mondiale, dovete aspettare altri 30 anni. Perché fuori parite con no, ma la, è vero questo, no? Ci sono generazioni che non riescono a vedere un mondiale. Due generazioni, quindi insomma incomincia a diventare un po' pesante. Siamo ottimisti. Buongiorno, grazie Giallini. Buongiorno a tutti. Che colpa abbiamo noi, peraltro lo ricordo bene, un bel pezzo dei Rocks, quindi questo chiude il cerchio. Io vorrei chiedere qualcosa dal punto di vista produttivo a Paolo Del Brocco, ma credo anche Mario Castagna possa rispondere, in che senso, non per escludere i giocatori, ma la domanda è questa, abbiamo appena visto, parlando di tennis, una serie televisiva importante, girata da Procacci, andando, su quella squadra che è ancora lì, c'era una politica, un paese, tutto un mondo molto particolare, gli anni 70, ma l'Argentina di quel mondo, ok. E questo è una rievocazione giusta, logica, ineccepibile, necessaria. Sotto questo aspetto, non tanto per dare esempi, ma proprio per un filo narrativo, e parlo quindi di cinema del reale, qui c'è Gabriele Giannini del cinema, insomma, nella sua accezione più ampia, popolare e anche giornalistica, se vogliamo dirlo. Ecco, non ci sono moltissimi episodi, forse, ma quegli anni 70-80, c'è cioè la serie di Bellocchio adesso che riporta in vita. Abbiamo visto le immagini, insomma, ci sono anche qui, della strage di Via Fani e dintorni. Ecco, un'attenzione particolare, magari andare a cercare ulteriori temi, argomenti, e non solo italiani, avventurarsi anche da italiani in storie, in qualche modo europee. C'è questa voglia, c'è questa possibilità, perché è un anno strano in cui lo sport è diventato metronomo, metafora retroattiva di queste cose. Credo che dal punto di vista produttivo, per tutto quello che c'è, di piattaforme, di possibilità di visioni, quindi sfruttiamo
quello che dei 360 gradi che ci sono di possibilità di visioni che all'epoca c'era, siano il Palla e il Secamo come un servizio a colori della TV. C'è questa idea, questa voglia di andare a scavare nella cronaca del passato? L'idea c'è, anche perché c'è stata questa serie che tu dicevi, c'è questo film, è un po' la nostra caratteristica. È chiaro che devi legare anche determinati momenti storici, determinati fatti, determinati tradimenti, magari che possano avere anche un confronto con oggi, con la realtà, no? Perché anche questo film, naturalmente è un racconto, diciamo, importante, però è chiaro che ha dei, se vogliamo leggerlo con un'altra chiave di lettura, ha molti riferimenti a oggi, ha molti suggerimenti, ha molti stimoli, se vuoi. Quindi sì, sicuramente c'è, ci saranno, sai che noi ne facciamo uno ogni 5 minuti, quindi sicuramente la scherzo, ne facciamo, produciamo tantissimo. Qui c'è Gabriele che se tu gli dici qualsiasi, Gabriele Giovanni è il capo del responsabile del cinema, se tu gli dici un tema qualunque nel mondo, lui l'ha già fatto, o lo sa per fare, quindi per la storia del Paraguay che vuole fare. Ma ce ne abbiamo ancora tanti. Bene, allora per chiudere vorrei soltanto a chiedere a Fulvio una domanda. Dobbiamo chiudere l'ultima domanda a Fulvio o uno di voi? Allora, facciamo, dai, sì. Prego, vada. Mi ero prenotato prima, però sì. Sarò estremamente breve. Vada. Allora, buongiorno, io sono Barbara Ambrosi di Radio Città Aperta, sarò molto breve perché so che siamo in chiusura, volevo fare solo una breve considerazione e poi una domanda altrettanto breve. Io quando, quel famoso 10 luglio ero una bambina, ho la stessa età che mio figlio oggi, e mi ricordo in particolare una considerazione del Presidente Pacini, che poi non ho, non è confluita, però che veramente aveva incorniciato questa impresa, perché proprio il pomeriggio prima della gara venne intervistato il presidente, tutti gli chiesero allora questa sera, insomma, grande aspettativa, grandi pressioni, e lui rispose una frase che veramente mette tutto lo spessore del personaggio, fa un grande rimpianto, se non ce ne fosse, insomma, bisogno di quei tempi, e rispose sì, però non concentriamoci troppo sull'eventuale vittoria, perché il secondo posto è sempre un posto di grande onore, disse Pertini. Secondo me, sottolineando e mettendo in luce veramente il nocciolo di questa impresa, cioè il percorso più che la meta, una squadra appunto che partita senza la fiducia, sì, era arrivata poi, e quindi in questa frase quello ricordava. La domanda è brevissima, è più una curiosità che vi faccio venire prima, e cioè come si chiama questa chat WhatsApp dei campioni del mondo? Scusi, c'è quella signora che non fa questa però una domanda secca, perché devo andare via, già siamo oltre l'impegno adesso, tanto colgo lo sguardo alla mia terra d'origine, dove spesso mi porto. Ebbene, circa le copie del blocco delle 107, grazie a Cesare Fragnelli, quante saranno, ecco, i criteri di distribuzione seguiranno, e se sono anche attente ai luoghi di mare, al sushi, io sono pugliese, sushi che a volte aspetta proprio l'estate per i film si danno quello che le chiedono, quindi quando le chiederanno tutti i vostri mari, sicuramente Fragnelli e altre storie glielo daranno, quindi con molto piacere. Però già fare un documentario in 107 copie in tutta Italia non è proprio una cosa da poco. Grazie.